La sconfitta nello spareggio per l'accesso alla Serie A del 1954 fa cadere il Cagliari nella depressione. Rimane però la sensazione che la conquista può essere fatta e negli anni a seguire si farà qualcosa per tentare di riuscire finalmente ad accedere alla massima serie. Seconda promozione in A, spareggio a Roma fra Cagliari e Propatria. Incitati da 10.000 tifosi, i rossoblu di Sardegna partono subito all'attacco. Sbilanciato dal tentativo di falciata di Uboldi, Loranzi perde un'occasione d'oro. Insiste il Cagliari e Uboldi non ha respiro. Ancora un duello con Loranzi, ma stavolta il centravanti cade per conto suo. Ultimo minuto del primo tempo, lo spigolo della traversa per due volte in pochi secondi salva la rete del Cagliari. Ma al 12° minuto della ripresa non c'è più scampo per il portiere rossoblu. Mannucci ha segnato il gol della vittoria. La reazione del Cagliari sarà inutile. A 3 minuti dalla fine Mannucci concede il bis scartando il portiere. Gli abbracci per questo secondo gol, che significa promozione certa, si rinnovano al fischio di chiusura. Scaricata tutta l'adrenalina per quella che era stata la partita dell'anno, il Cagliari riprende il suo solito camminare. Nel suo camminare chiaramente non poteva mancare l'ennesima crisi economica. Si ovvia a questo problema con il possesso dei calciatori che viene consegnato all'Esit. L'Esit si prende carico di poter gestire il gruppo di calciatori per la campagna acquisti-cessioni. Quindi il patrimonio dei calciatori è tutto dell'Esit. Al Cagliari spetta l'organizzazione del campionato. Quindi si riduce a preparare il campionato sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo. La Sardegna del 1954 è una terra sconosciuta che comincia a catturare le attenzioni anche dei grandi registi televisivi. Mario Monicelli, ad esempio, in quell'anno gira Proibito, ispirato al romanzo La madre di Grazia Deledda, con grandi personaggi, tra i quali Amedeo Nazzari. Viene girato ad Agius, nella Valle della Luna, una zona veramente meravigliosa, e la Sardegna viene conosciuta quindi anche per quegli aspetti paesaggistici che vanno al di là della povertà e al di là dei luoghi comuni che la vorrebbero terra di banditi. La campagna acquisti del 54-55 è una campagna acquisti abbastanza modesta. Il Cagliari cede Golin e Loranzi e si tiene solamente Vanni Sanna. Vanni Sanna che arriva con qualche anno di ritardo al Cagliari, perché qualche anno prima, quando poi è finito alla Torres, fu Fabio Nieddu, il decano dei giornalisti, a segnalarlo alla squadra cagliaritana, che però non lo prese in considerazione. Vanni Sanna andò alla Torres, fece 2 anni alla Torres a grandi livelli e poi finì al Cagliari acquistato in un secondo momento. Vanni Sanna, che poi anche da allenatore fondò la sua filosofia calcistica sulla tecnica. Lui era un grande attaccante e quando iniziò ad allenare puntava molto sulla fase difensiva e lasciava massima libertà agli attaccanti, la famosa palla avanti e pedalare, perché sperava sempre che ci fosse qualche attaccante in grado di risolvere la situazione. Compito dell'allenatore doveva essere quella di evitare che si prendesse gol. Non a caso una delle scoperte di Vanni Sanna è Gianfranco Zola. L'allenatore per questa stagione è Alberto Quario. Le cose non vanno bene con Alberto Quario e viene esonerato. Arriverà a Cagliari un grandissimo personaggio, almeno sul piano della visibilità. Si chiama Silvio Piola.
Silvio Piola ha una scelta d'immagine che il Cagliari fa, perché non ha mai allenato una squadra di club, quindi si tratta di un uomo che deve cercare di promuovere l'immagine del Cagliari in giro per l'Italia, anche perché c'erano ancora i riverberi di quello che era successo nella stagione precedente o nelle stagioni precedenti, quando dopo l'incidente aereo si era parlato di un Cagliari scomodo per la Serie A. Far arrivare Piola a Cagliari quindi serve anche a far conoscere Cagliari e evitare questi luoghi comuni. I risultati non sono sul piano tecnico dei risultati proficui, perché Piola ci tiene tanto alla sua immagine, gioca ancora negli allenamenti, gioca meglio dei suoi calciatori, insomma la squadra non cresce con Piola allenatore e finisce per toccare l'ultimo posto, anche se poi riuscirà pian piano a evitare di arrivare proprio nell'ultimo gradino del campionato. In Sardegna cominciano a essere anche costruite le grandi opere con la Cassa del Mezzogiorno. Le opere più importanti sono quelle legate alle dighe e infatti sono anche sottolineate nei cinegiornali che girano in quel periodo, che mettono in evidenza che è arrivata l'ora del sud. Tra le tante opere del meridione, appunto, anche le dighe costruite in Sardegna compaiono in quelle che sono le notizie che vengono riportate. Ora siamo in Sardegna. Dighe di Mulargia e Monteprano. Cessato il rumore delle macchine, verdeggeranno le terre del Campidano. Offriranno nei pleniluni distese di smeraldo alle Janas, le fate che vengono la notte a danzare. Tornando al calcio, Efisio Corrias non se la sente di gestire il Cagliari da solo, quindi chiede la nomina di un consiglio direttivo. Ne fanno parte Ennio Dalmasso, il commendatore Domenico Loi e Eugenio Camboni. Per la prima volta nella storia del Cagliari, in questo campionato, ricordo 54-55, viene comminata una multa nei confronti dei calciatori accusati di scarso impegno. La multa è di 50.000 lire, una multa che poi otterrà i suoi risultati, perché quei calciatori, curiosamente, dalla partita dopo iniziano a giocare bene e a vincere. È proprio vero che alla fine toccare il portafoglio è più importante che toccare il cuore per riuscire a ottenere qualcosa. Per chi pensa che la violenza negli stadi sia una cosa moderna degli anni che ci hanno appena preceduto e che ci rendono contemporanei, invece non è proprio così. Già dagli anni 50 c'erano episodi poco costruttivi che si verificavano negli stadi. Il Cagliari è coinvolto ad esempio nel lancio prima di Cuscini e poi di Sassi durante Treviso-Cagliari. Il Cagliari vinceva per 1-0, gol di Mezzalira, e quando la protesta dei tifosi trevigiani cominciò a essere particolarmente violenta, Molinari ne fece le spese, colpito da un sasso, uscì dal campo con una ferita al capo di non poco conto. Purtroppo quello di Treviso non è un caso isolato, solamente il Cagliari viene coinvolto ancora in un altro episodio. A Palermo il gol del 3-3 lo fissa Pantaleoni con un tiro fortissimo che buca la rete. Il pallone esce fuori, i tifosi pensano che la palla non sia entrata in rete, quindi iniziano a protestare fino a invadere il campo. Feriscono un guardalinee e due giocatori del Cagliari, Cedè e Santemioli, una vera e propria caccia all'uomo da parte dei tifosi palermitani. La partita chiaramente viene interrotta. Giudice sportivo? Sentenza del giudice sportivo? Niente, come se niente fosse successo. Siamo arrivati nel 1956, quando la Sardegna viene collegata alla TV nazionale di Stato. È lo stesso anno in cui il Cagliari si affida ancora una volta alle risorse dell'amministrazione pubblica per poter fare il suo mercato. Dalla Fiorentina arriva Gersetic, dalla Galatese invece arriva Regalia, due attaccanti particolarmente prolifici. C'è un terzo acquisto importantissimo, arriva dalla Torre, si chiama Umberto Serradimigni, giocatore sardo, già campione italiano nel salto triplo. Silvio Piola viene riconfermato malgrado le tante perplessità, ci pensano i suoi due attaccanti a realizzare 26 gol, Gersetic e Regalia, i due nuovi acquisti. Il quarto posto però è anche un motivo per cui il presidente Dalmasso provi a pensare di poter fare un ulteriore passo avanti. Esonera Piola, vende 20 giocatori della precedente rosa e va a comprare in giro per l'Italia. Tra questi anche Piero Persico, un portiere chiamato Gatto Magico, questo per i particolari riflessi, uno che appassiona i tifosi rossoblù. Carlo Rigotti è l'allenatore che viene chiamato in sostituzione di Piola, una scelta di Dalmasso. Non riesce a ottenere dei grandi risultati, il rendimento della squadra si spegne con il passare dei turni, tanto che Rigotti viene esonerato e viene richiamato Piola, che riesce a salvare il Cagliari. Chiaramente Dalmasso vede la sua scelta non premiata, addirittura fallita, e a fine campionato presenta le dimissioni.
Il sogno che era stato carezzato nel 1954 si fa le beffe dei diversi presidenti perché continua a sfuggire. Dopo Dalmasso arriva Giuseppe Meloni, insegnante di lettere al liceo Dettori, presidente dell'amministrazione provinciale. Si inizia con Piola, dura poche giornate, al suo posto arriva Andreoli, ma anche il nuovo tecnico ad ottobre è già in discussione. Il campionato è disastroso, 57-58 ricordo, e a fine torneo si arriva a penultimi. Il Cagliari è nuovamente sull'orlo del fallimento. Come è capitato in altri momenti della storia del Cagliari, siamo solamente nel 1958-59, 38 anni di storia praticamente, il Cagliari in difficoltà si affida ai sardi. Come allenatore viene chiamato Stefano Perati, che era stato allenatore della Carbo Sarda, con la quale aveva fatto tanto bene da essere premiato con il seminatore d'oro. Entrano definitivamente in squadra anche dei giovani che sono cresciuti sotto l'ala di Mariolino Congiu. Si tratta di Mario Tiddia e Tonino Congiu, ma con lui ne arrivano anche altri giocatori importanti, arrivano Busetto e Sergio Crovi. Il Cagliari del 58-59 arriva quarto in classifica e grande contributo a questo risultato lo dà ancora una volta Regalia, che realizza 14 reti. Si pensa, visto che abbiamo trovato una squadra con un assetto, cerchiamo di potenziarla per fare un salto in avanti. No, il Cagliari invece pensa a sanare i debiti, vende addirittura Regalia. Folla record all'Amsicora per Cagliari Torino. I sardi hanno bisogno di punti per la salvezza. Attaccano veloci i cagliaritani, oggi in maglia bianca. Cercano la rete di sorpresa. Risponde deciso il Torino. Si gioca aperto con azioni alterne velocissime. Brutto momento per i Granata. Su azione in linea, il palo aiuta il portiere. Non ci sono pause nel ritmo intenso dell'incontro. Il Torino tenacemente manovra per sfondare, ma la difesa cagliaritana regge bene. Nella ripresa, incitati dalla folla, gli isolani assaltano le retrovie torinesi. Il portiere riesce a salvarsi in due tempi. Il gioco continua a spostarsi velocemente nei due campi. Le difese però sostengono bene all'urto. La capoclassifica non vuole perdere. Il Cagliari vuole vincere e non fa risparmio di energie. Prudente, il Torino si affida al contropiede. Il Cagliari cerca la manovra, ma la stanchezza è ormai in tutti. Con la posta divisa, tutti contenti alla fine. Il campionato dopo, la retrocessione è quindi conseguente. Il Cagliari precipita dalla Serie B alla Serie C e si conclude il campionato in un clima di guerriglia. La partita tra il Cagliari e la San Benedettese, destinata a confermare la validità delle ultime speranze di salvezza per il rossoblù, si è conclusa con un pareggio e con un incandescente giallo. L'esasperazione provocata dall'andamento della gara, dalle indecisioni dell'arbitro, dalle scorrettezze dei giocatori ospiti, dalla mancata affermazione, conseguenza anche di un rigore negato ai cagliaritani, è sfociata in una serie di episodi drammatici. Alcuni spettatori hanno invaso il campo e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Incidenti sono verificati tra giocatori delle due squadre. Gli agenti e i carabinieri in servizio al campo hanno dovuto chiedere rinforzi per poter controllare la situazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco con gli idranti. Gli spogliatoi, dove arbitro e giocatori della San Benedettese si erano rifugiati, sono stati cinti d'assedio. L'assedio si è protratto per un tempo che sembrava interminabile. L'auto che doveva accompagnare l'arbitro all'aeroporto, individuata, è messa in condizioni di non partire. Hanno sgonfiato le ruote. Le forze dell'ordine sono riuscite a riportare la calma dopo oltre un'ora dal termine dell'incontro. L'arbitro ha lasciato il campo su una camionetta della polizia e ha preferito raggiungere un albergo cittadino piuttosto che l'aeroporto. I giocatori continentali sono partiti con una scorta di carabinieri. Alcuni dei protagonisti degli incidenti sono rimasti contusi. I fermi operati dalla polizia e dai carabinieri durante la fase più accesa sono stati annullati. Nessuno, sino a tarda notte, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale per farsi medicare. Il giocatore Crovi, vittima di un incidente durante la partita, ha riportato la probabile frattura del setto nasale. Non tutti i mali vengono per nuocere, il Cagliari che retrocede dalla B alla C segnerà un nuovo anno zero. Ci saranno nuovi dirigenti e tra quei dirigenti anche coloro che costruiranno il Cagliari dello Scudetto. Uno su tutti, Andrea Arrica.